Buonasera, benvenuti allo spazio di approfondimento economico proposto settimanalmente da Confindustria di Pescara e Rete8. Ci occupiamo nella puntata odierna di un tema che ricorre nelle nostre puntate. Trattiamo ancora una volta la tematica del superbonus per via dell'impatto che ha sia su tutta la comunità che sulle imprese, quindi capiremo qual è il punto della situazione, quali sono le criticità e le prospettive con ospiti dell'ambito tecnico e istituzionale. Adesso ve li presento, do il benvenuto da remoto al senatore Michele Fina. Buonasera. Ciao, buonasera, grazie dell'invito. In studio abbiamo Antonio Dintino, che è presidente ANCE Abruzzo e ANCE Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera a lei, grazie. E ancora l'onorevole Guerino Testa. Buonasera, benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito. Iniziamo subito, entriamo nel vivo della nostra trasmissione e tentiamo di capire con il presidente Dintino questa misura che è stata vista e vista come un elemento cardine della transizione energetica, in quale modo ha impattato sull'economia, qual è il quadro attuale? A lei, presidente. Il quadro attuale diciamo è ottimo, perché questa normativa io direi che è stata visionaria. Oggi noi abbiamo a livello nazionale circa 350.000 cantieri per un ammontare totale di circa 54 miliardi di lavori e abbiamo di questi lavori già 38 miliardi ultimati. In Abruzzo la situazione più o meno in percentuale è la stessa, circa 10.000 cantieri, 1 miliardo e 8 di la parte che cuba come lavori, circa 1,2 miliardi i lavori già ultimati. Purtroppo oggi assistiamo a uno stallo purtroppo delle cessioni dei crediti che hanno creato un po' qualche imbarazzo soprattutto nelle imprese, ma io direi a livello proprio generalizzato sia dell'economia che dei privati cittadini. Perché questo? Perché le cessioni dei crediti purtroppo bloccati hanno fatto sì che le società, per la prima volta edili, anche avendo tanto lavoro e tanto ordini nei loro portafogli, rischiano purtroppo di fermarsi e anzi moltissimi cantieri si sono fermati perché non hanno liquidità. Con il blocco delle cessioni dei crediti purtroppo abbiamo avuto questo. Da più parti si parla che c'è una voragine nei conti dello Stato, io questo non sono d'accordo, ma come non sono d'accordo io non sono d'accordo tutte le ricerche che sono state fatte su questo tema, cito per tutti il Censis, il Nomisma, il Cresme, ma tutti gli economisti, compresi quelli della LUISS, sono arrivati concordemente a dire che questi lavori senza il superbonus non si sarebbero fatti e questi lavori hanno portato un vantaggio per le casse dello Stato. È naturale che se lo Stato continua, quando gli conviene, a dire che contabilizza per cassa, è naturale che c'è un buco, però se c'è poi un ritorno a livello economico, noi imprese questo riusciamo a non capirlo. Quindi stasera magari i nostri amici ci diranno anche il perché lo Stato contabilizza in questa maniera. Questo è un primo spunto di riflessione con il quale vado dall'ospite in collegamento, dal senatore Fina, per non solo capire il punto di vista che lei ci prospetterà, ma anche in un'ottica di prospettive, che cosa vede, ci dia il suo parere. Ma la risposta a quello che diceva il presidente Dintino è semplice, perché il governo sbaglia. Ha sbagliato nel messaggio che ha dato sul superbonus. Il ministro Giorgetti la prima cosa che ha detto è parlato di moneta virtuale, mentre invece avrebbe dovuto dare un segnale proprio per sbloccare i crediti. Dal mio punto di vista, sono intervenuto in aula peraltro tempi non sospetti durante la discussione degli aiuti TER, anche chiamando in causa Cassa Depositi e Prestiti, cioè dando un segnale molto forte al sistema bancario. La Presidente Meloni ha detto le banche facciano la loro parte, ma la Presidente del Consiglio deve convocarle le banche e poi mettere in campo a garanzia lo Stato, perché questo avrebbe sbloccato e sbloccherebbe
la cessione dei crediti. I numeri sono chiari, peraltro sono numeri Enea, noi siamo in Abruzzo con quasi 10.000 asseverazioni, parliamo di quasi 1.000 imprese solo in Abruzzo che rischiano di fallire, anche imprese sane che hanno investito fidandosi dello Stato, perché qui noi parliamo di un provvedimento e al di là del giudizio che ognuno di noi può avere, poteva essere fatto meglio e può essere migliorato, ma è un provvedimento del 2020. Siamo alla fine del 2022 e non si possono cambiare le regole del gioco in corsa, perché chi ha investito rischia di inciampare proprio in un patto di fiducia che si rompe con lo Stato. E se si rompe il patto di fiducia tra lo Stato e le imprese, a cascata si rompe tra le imprese e i professionisti e i condomini e i proprietari di casa, che infatti in queste settimane stanno correndo ai ripari parlando con i legali, pensando che alla fine di questa storia ci sarà un moltiplicarsi di contenziosi. È una cosa molto grave, perché c'è bisogno anche nel cambio di governo di continuità dello Stato. Adesso parliamo di una misura che probabilmente chi viene dal Partito Democratico avrebbe fatto in un altro modo e che può essere migliorata, ma noi abbiamo bisogno innanzitutto di rispettare i patti sul pregresso e poi anche di modificarla in meglio. Le proposte che allo stato attuale sono state fatte non la migliorano, la bloccano, cioè il passaggio dal 110 al 90% e poi il limite a 20.000 euro di ISEE sostanzialmente fa sì che nessuno abbia la capienza fiscale per accedere al superbonus. La tagliola del 25 novembre, non so se ci sarà una proroga, ma che deve essere almeno di un altro mese, anche di più, è evidentemente una tagliola che noi l'abbiamo previsto, avrebbe bloccato i comuni, che infatti sono andati in tilt. Insomma, è stato sbagliato l'approccio, il messaggio, il provvedimento. Adesso vedremo nei pacchetti di emendamenti che cosa si potrà fare, però non va bene approcciare una misura che peraltro appunto riguarda miliardi di euro di investimenti e che hanno un moltiplicatore molto alto in termini di posti di lavoro, in termini economici, in termini di ricchezza, in termini di traino dell'economia dell'edilizia, dare un messaggio contraddittorio, andare avanti, tornare indietro e mettere a rischio un pezzo sostanzioso dell'economia del Paese. Grazie senatore, con questo spunto veniamo qui in studio per cedere la parola all'onorevole Testa in maniera tale da avere un'altra visione da un altro schieramento politico, sempre in un'ottica ovviamente di analisi della situazione e di una visione che appunto ci induca a guardare in maniera diversa la questione. A lei. Allora, io cerco di essere il più oggettivo possibile, di non politicizzare questo argomento molto molto importante. In queste ore si stanno decidendo gli emendamenti che sia al Quater al Senato che sia al bilancio alla Camera sono stati segnalati e andranno in discussione. Quindi quello che noi diremo questa sera probabilmente sarà oggetto di modifiche nelle prossime giornate. Sugli fini e gli intendimenti di questa legge io personalmente sono favorevole. Sono favorevole per due ragioni. Il primo perché si è data la possibilità, specialmente a chi aveva gli stabili più vetusti, più vecchi e più anziani, di poter ridare uno smalto da un punto di vista della riduzione energetica, cioè ridurre quindi la dispersione energetica, e quindi si parla tanto di energia, di transizione energetica, e quindi andava a colpire questo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello che ha detto bene l'amico e presidente del Lance, è quello di rivitalizzare il comparto dell'edilizia che da alcuni anni soffre per motivi che conosciamo e che non stiamo qui a declinare un'altra volta. Il problema principale non è il governo Meloni, il problema principale è stato il regolamento di attuazione che non prevedeva le asseverazioni per il bonus facciate. È lì che il problema principale si è andato a nidificare, è lì che ci sono stati probabilmente troppi sprechi che oggi noi dobbiamo in qualche maniera fronteggiare. E
nei mesi ci sono stati ben 20 decreti legge che si sono succeduti, quindi le regole del gioco, dal Conte bis al governo Draghi, non sono state mai chiare. Adesso siamo a un punto di svolta, dove bisogna fare chiarezza, dare dei punti fermi per tutti, per le imprese, per lo Stato, per i professionisti, per i cittadini. Probabilmente la CILAS sarà prorogata al 31-12-2022 o per i 15 giorni successivi all'uscita del decreto, ma la partita più importante sarà quella dello sblocco dei crediti. Sullo sblocco dei crediti si sta lavorando di concerto con i professionisti, con il MEF e con la parte politica per capire che aperture ci sono per portare l'utilizzo del credito a 10 anni e non a 5 anni, per garantire chi acquista il credito, perché se tu acquisti il credito e questo credito ha dei vizi, avresti anche tu, acquirente, dei problemi successivamente, quindi la partita è molto difficile. Io parto dal presupposto, come ho detto prima, che le intenzioni di questo decreto erano e sono sicuramente positive per i motivi che abbiamo detto. Probabilmente il 110 ha dato una scusa, forse perché non ha fatto emergere chi veramente aveva un bisogno serio di ammodernare, e forse è stato soprautilizzato da chi non aveva questa necessità. Quindi è vero che oggi portare al 110, al 90, probabilmente qualche problemino lo crea, ma fa emergere una situazione di giustizia maggiore. Peraltro, ben sapendo che questa linea, questa misura non ha una valenza vita natural durante, ma ha una valenza a tempo determinato. È ovvio che la misura in sé, in via del tutto indiscussa, indiscutibile, è ovviamente valida e si profila, no, in quel canale che va verso la sostenibilità energetica, il miglioramento, l'accrescimento, no, anche della qualità di vita del tessuto non solo economico ma sociale, e questo è indubbio. È ovvio che ci sono state anche delle storture di cui stiamo parlando, e quindi tentiamo di ridefinire un attimo i contorni. Si parlava dello sblocco, no, della cessione del credito, e di questo andiamo a parlare con il Presidente Dintino, che ci parla di un accordo tra ABI e ANCE. A lei la parola. Sì, grazie. Questa è una cosa molto importante, perché ci siamo riuniti un po' con le banche e abbiamo pensato che la soluzione migliore, costo zero per lo Stato, sarebbe quello di poter sgravare una parte di queste cessioni che hanno in pancia gli istituti bancari, facendo diciamo una parte dei modelli F24 che ci sono nell'anno, sono pari a circa 500 miliardi l'anno, quindi già ogni punto varrebbe circa 5 milioni di sgravi sui cassetti fiscali delle banche. Quindi ci è sembrata una proposta molto sensata, a costo zero per lo Stato, anche se purtroppo leggiamo dai giornali, ed è un'altra cosa che non capiamo noi imprese, si ridice un'altra volta che dobbiamo vedere se questo non rifà di nuovo debito pubblico. Beh, se una somma è debito pubblico una volta, non è che poi durante la cessione diventa debito pubblico la seconda volta. Comunque, in ogni caso, ci sono, se si vogliono sbloccare e se c'è l'intenzione, anche altre possibilità. Un'altra, per esempio, potrebbe essere il fatto di riportare per tutti i lavori dal 2023 in poi, invece che lo sgravi in 4 anni, in 5 anni. E già questa soluzione porterebbe a sgravare altri 16 miliardi, perché il plafond delle banche pare che sia intorno ai 15-16 miliardi. Quindi capiamo che è un'altra cosa a vantaggio dello Stato, perché invece di recuperarli in 4 anni e di fare un minor gettito in 4 anni di questi debiti, lo Stato lo porterebbe a 5 anni. Un'altra soluzione, anch'essa importante, potrebbe essere anche di, come abbiamo fatto per gli NPL, cioè con i nuovi crediti, dove sono crediti ormai certi e sicuri, perché c'è talmente
una diligenza a monte. Addirittura adesso ci sono quelle che abbiamo sempre chiesto noi del Lancio in passato, e cioè le visite in cantiere per controllare che i lavori vengono veramente eseguiti, perché quando parliamo di frodi dove i cantieri non sono neanche partiti e sono frodi fatti con il bonus facciate, dove non c'era nessuna regolamentazione. Nel super bonus invece c'è stata talmente una regolamentazione forte e adesso addirittura vengono a visitare i cantieri per vedere se i lavori ci sono e se sono stati fatti secondo le normative di legge, e quindi diciamo che le frodi non ci sono. Un'altra richiesta forte che il Lancio aveva fatto fin dall'inizio, e adesso c'è stata in parte, ma non è soddisfacente nemmeno, che tutti i lavori devono essere fatti da imprese qualificate, perché non farlo, essendo stata aperta a tutte le imprese, abbiamo assistito anche nel primo momento di un proliferare di imprese, perché oggi purtroppo, ahimè, per vendere una casa ci vuole un patentino, per costruirla chiunque si va a iscrivere alla Camera di Commercio e dall'indomani fa edilizia. Questa è un'altra cosa, è un'altra che possiamo affrontare magari in un altro momento, ma è una di quelle tematiche per cui ci sono state le frodi. In ogni caso, per tornare un po' diciamo all'economia di base di questa normativa, che ripeto è stata visionaria e fatta con gli strumenti giusti, potrebbe essere e durare un ventennio se non addirittura di più, anche perché non ci dimentichiamo che lo Stato non sta regalando niente a nessuno. Lo Stato con questi lavori ha un ritorno economico importante, dà lavoro a tantissima gente. Non so se sapete i numeri, ma il 25% degli addetti ai lavori nell'industria provengono dall'edilizia, un altro 7% con l'indotto dell'edilizia. Quindi stiamo parlando che il 32% dei lavoratori vengono da questo mondo, l'11,5% di PIL. Il PIL dell'anno scorso sul 6-7% ha inciso per il settore edile di circa il 2,5%. Stiamo parlando di numeri che danno soddisfazione all'economia di un intero paese. Presidente, una curiosità, mentre lei parlava e faceva riferimento, no, a questa corsa che c'è stata a riconvertirsi a tecnici ed esperti del settore pur non avendone effettivamente una qualifica al riguardo. Le chiedo adesso qual è la situazione per quanto concerne le maestranze e le materie prime, e quindi l'approvvigionamento. Allora, l'approvvigionamento per tutte le imprese serie, solide e qualificate non è un grosso problema. Perché? Perché noi, avendo in pancia già le commesse, ci siamo programmati per avere gli ordini e i materiali. È naturale che scontiamo un aumento un po' sconsiderato di tutte le materie prime, ma questo non è grazie al super bonus, perché qualcuno dice ha fatto aumentare i costi. No, l'aumento delle materie prime purtroppo è avvenuto in tutte le parti del mondo e non soltanto in Italia, dove ci sta soltanto in Italia il super bonus 110. Quindi capiamo bene che non è il super bonus che ha creato questa difficoltà, ma è stata purtroppo la ripresa dopo la pandemia che ha richiesto una certa mole di materiali, e quindi abbiamo visto anche con l'energia, qualcuno dà la colpa alla guerra, che anche quella purtroppo è una cosa infausta, ma già 7 mesi prima l'aumento dell'energia era aumentato del 70%. Senatore Fina, questo è il quadro dallo studio, a lei la parola. Innanzitutto le parole del Presidente Vintino non sono solo un'opinione, ma sono fatti. Ecco perché possono cambiare i governi, si possono avere opinioni politiche, però non bisogna terremotare l'economia, perché in quel caso non è che prevale una linea politica, ci rimettono tutti. Allora, dal punto di vista della proposta che fanno sia ABI sia ANCE sull'uso dell'F24, sostanzialmente le imprese hanno dei crediti fiscali, non hanno liquidità, possono naturalmente in questo modo compensare con le tasse che debbono al Paese. Ma come facciamo a pensare, come qualcuno dice, che questo crea debito pubblico? Ma noi il credito che hanno queste imprese, che rischiano di fallire,
sono un problema pubblico, non è che è un problema loro. Cioè, se in Abruzzo, l'ho detto prima, fallissero 1.000 imprese edili, significa che lo Stato si ritrova migliaia di persone per strada senza lavoro, oltre che appunto fallimenti dolorosissimi, non so, che travolgono peraltro, perché quando parliamo di economia dell'edilizia parliamo di un'economia che per oltre il 90% ha forniture che sono sempre produzioni del nostro paese, quindi parliamo di un effetto domino devastante. Così come quando si parla di frodi, innanzitutto è vero, naturalmente ci sono altri bonus che hanno dei bachi molto più significativi, ma le frodi sul 110 sono una percentuale irrisoria rispetto al generale. Dopodiché, anche qui per parlare in modo molto semplice, naturalmente, se ci sono dei falsi invalidi, mica noi aboliamo le pensioni di invalidità, perseguiamo i falsi invalidi. Mentre invece i numeri, i moltiplicatori dell'economia, dell'edilizia, grazie a questa misura, sono indubbi. Anzi, noi rispondiamo alla crisi della pandemia, soprattutto grazie alla tenuta, alla crescita dell'edilizia, perché il PNRR, che pure è uno strumento molto importante, ma deve ancora scendere a terra, sta scendendo a terra molto lentamente, mentre invece i miliardi, il moltiplicatore per miliardi, di questo pezzo della nostra economia ha tenuto in piedi il paese, tant'è che abbiamo avuto il problema contrario che io vorrei avere sempre, no? E cioè che mancava manodopera, che quella che c'era veniva pagata molto e diciamo tenuta dalle imprese in modo geloso come un bene prezioso, e questo naturalmente ha generato anche delle storture, appunto imprese nate come funghi eccetera, ma un'economia che cresce ha questo tipo di storture. Ora vorrei dire a Guerino, davvero al di là delle differenze politiche, perché percepisco anche da quello che dice, anche perché basta avere rapporto col territorio, con le imprese per capire quello che accade, percepisco che abbia ben chiaro qual è il problema. Ora, anche qui, per essere molto semplici, cito la mia filosofa di riferimento, che è mia nonna, purtroppo buonanima, e diceva una cosa molto semplice: il miglior modo per risolvere i problemi è non crearli. È vero, errori sono stati fatti anche di valutazione, anche dal governo Draghi, e io li ho contestati anche allora, a proposito di non avere diciamo, ideologie politiche che guidano, ma la realtà dei fatti. Però quello che si sta facendo adesso, il messaggio che si è dato adesso è devastante. Allora bisogna subito correre ai ripari, non solo, ripeto, le scadenze, ricostruire l'idea strutturale del superbonus affinché funzioni socialmente, economicamente, così come è stato immaginato non funzionerà, allora conviene abolirlo, viene a dire alle imprese non ci sarà più, ma la questione dello sblocco dei crediti, la questione del rispetto dei patti con le imprese che hanno già avviato i lavori, che hanno magari lasciato i cantieri aperti, che hanno lasciato le famiglie fuori dalle proprie abitazioni, ma stiamo parlando di un problema enorme. Noi dobbiamo chiudere questi cantieri, finire quei lavori, sbloccare quei crediti, diciamo così, rispettare il patto di fiducia che deve esserci tra Stato e privati, perché se si rompe quello non possiamo pretendere che ci sia un patto di fiducia tra privati e privati, e quindi noi genereremmo, come stiamo di fatto già generando, una guerra tra imprese, professionisti, proprietari, che è una cosa del tutto insensata su una misura, è stato detto e chiudo su questo, che peraltro, a proposito di crisi energetica, è la principale iniziativa di contrasto alla crisi energetica, perché più delle rinnovabili e senza dubbio più delle trivelle o tanto più del nucleare, che è una cosa fantasmagorica e di là da venire, l'efficientamento energetico degli edifici, il risparmio, è esattamente la cosa di cui abbiamo bisogno, perché ha un effetto sociale immediato, le persone pagano meno bollette, ha un effetto di generazione distribuita della produzione di energia, cioè del risparmio di energia, che è molto più di tutte le centrali che possiamo fare, e ha un effetto moltiplicatore dal punto di vista del lavoro, perché intervenire sulla riqualificazione urbana, sulla rigenerazione, sull'efficientamento energetico è anche il miglior modo di evitare che si facciano nuove abitazioni, che si consumi più suolo. Grazie senatore, lei ha lanciato una provocazione relativa appunto addirittura alla
sospensione, all'abolizione del superbonus, se effettivamente si intende portarlo avanti così con queste potenziali criticità. E con questa provocazione io torno qui in studio dall'onorevole Testa. No, ma io non penso che oggi all'ordine del giorno ci sia la sospensione del superbonus, perché c'è una maggioranza abbastanza trasversale sia alla Camera e quindi penso anche al Senato, il collega Fina lo potrà confermare, peraltro alcuni suoi colleghi anche vicini alla mia parte politica o della mia stessa parte politica in Senato sono in buona maniera molto vicini alla sua, al suo punto di vista. Qui c'è solo da partire da un presupposto. Il presupposto principale qual è? È quello che Giorgia Meloni, una volta che si è insediata, ha detto chiaramente che in questa finanziaria, in questo anno e negli anni a seguire, non si dovrà più creare debito pubblico perché siamo a un punto già molto molto difficile. Quindi anche negli emendamenti che si stanno facendo alla Camera, al bilancio o al Quater, al Senato, si tiene conto di questa che un po' è la stella polare. Nella stessa misura bisogna dare punti fermi a tutti gli attori che stanno partecipando e che hanno attivato il comparto del superbonus, ossia quelli di dare certezza delle regole. E ripeto, mi ha fatto piacere che Antonio Dintino, il presidente dell'ANCE, ha ripreso un mio concetto, ossia quelle delle mancate asseverazioni per il bonus facciate, perché lì c'è il vulnus principale. Ma dobbiamo anche partire da un altro presupposto, che nel 2022, proprio perché non ci sono state delle regole certe e si sono succeduti e susseguiti tantissimi decreti legge, circa 20, oppure 20 se ricordo bene, c'è stato un blocco stagnante dei cantieri. Quindi bisogna ovviamente ridare almeno un anno per terminare i lavori e dare garanzie e creare le condizioni affinché non si crei una speculazione nella cessione dei crediti, perché si stanno già creando delle società ad hoc che acquistano i crediti dove vogliono in qualche maniera acquistare per guadagnarci, e quindi rischia che chi ha fatto impresa, chi è rischiato, poi non trae nessun vantaggio, nessun guadagno, nessun profitto dall'attività svolta. Quindi l'attività è complessa, ripeto, l'ho detto nell'anticipo, c'è proprio in questi momenti, tra la giornata di oggi, nella giornata di domani, in queste ore ci saranno riunioni su riunioni per cercare di trovare la soluzione, io mi auguro, più efficace e auspicabile per tutti gli attori del superbonus. Presidente Dintino, a lei lascio l'ultimo minuto a proposito appunto di quanto faceva notare l'onorevole Testa relativamente, no, alla speculazione che si sta creando intorno al discorso della cessione dei crediti, ma comunque più in generale a lei lascio una considerazione in chiusura. Purtroppo il grido di dolore delle imprese è talmente forte, e quello che dice giustamente il parlamentare Testa è la verità, si sono create delle agenzie che stanno speculando sulla materia. Oggi diciamo che la giusta cessione sarebbe intorno al 10-12%, questi speculatori sono arrivati ad offrire un 30% in meno, 30% che le imprese non hanno né come spese generali né come guadagno, ma pur di racimolare qualcosa per poter pagare i propri dipendenti stanno cedendo a questo tipo di speculazione. È una cosa molto grave. Ed è una cosa molto grave che, se dovessimo veramente perseguire con questo blocco delle cessioni, quello che più o meno hanno detto sia il senatore Fina sia il parlamentare Testa, io aggiungo che nasceranno tante, ma tante di quelle contestazioni a livello proprio condominiale, dove a rimetterci, come al solito, sarà il cittadino, quello meno difeso a tutti i livelli, anche perché le imprese alla fine non percepiranno subito i soldi da loro, ma è a loro che dovranno andarla a richiedere. Quindi è molto importante che questa cosa si possa
sbloccare velocemente per non creare contenziosi molto molto spiacevoli. Ce lo auguriamo. Grazie ai nostri ospiti per il prezioso contributo, quindi saluto in collegamento il senatore Michele Fina. Grazie a voi, vi saluto. In studio il presidente Antonio Dintino, grazie. Grazie, grazie a tutti i telespettatori. L'onorevole Guerino Testa. Grazie e buona serata. Per la regia e le riprese rispettivamente Danilo Cinquino e Andrea Di Fabio, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. We'll be right back.